Allora ragazzi, vi presento questo fratello Bartolo che oggi ci dirà un grandissimo messaggio e porterà anche una breve testimonianza della sua vita e di quello che lui ha vissuto nel corso della sua adolescenza. Perché ricordatevi che questo canale è sì stato creato per tutti noi adolescenti per portare la parola di Dio, ma è un canale a 360 gradi che è per tutti. È per tutti coloro che sono e non sono nella fede, adulti e addirittura dai più piccoli. Per chi vuole riavvicinarsi al Signore. Quindi ora vi lascio la sua parola. Un bacione a tutti. A dopo. E pure a muschi. Pace del Signore a tutti voi. Sono qui per condividere il messaggio che è il più grande messaggio di tutti i tempi. Un messaggio che non avrà mai fine. Ed è il messaggio della parola di Dio. Gesù Cristo è il Signore. Lui è il Salvatore del mondo. E quest'oggi quello che sento da parte del Signore di dirti, tu che stai ascoltando, è che Dio ti ama. Forse magari potrai dire, ma guarda, io ho sentito parlare molto di Dio. E Dio adesso è dappertutto. Ognuno ha una sua propria religione, ognuno ha un suo proprio Dio. È vero che nella parola di Dio infatti c'è scritto che negli ultimi tempi l'uomo si farà una dottrina come egli vuole, in base alle proprie concupiscenze, in base al proprio carattere, in base al proprio essere, modo di essere. Ed è proprio così, anima che stai ascoltando. Gesù Cristo non è una religione, egli non è nemmeno un uomo da poter interpretare o un uomo da poter comprendere. Egli è il creatore di tutto l'universo, di tutte le cose. Egli è Dio. Com'è che il Padre è il Figlio e lo Spirito Santo? Perché il Figlio di Dio è venuto per dare testimonianza al Padre e lo Spirito Santo dà testimonianza a Gesù Cristo. Tre in una persona sola, in un unico Dio meraviglioso. Gesù Cristo ha lasciato il suo spirito ed è questo che noi dobbiamo ricercare ancora oggi, lo Spirito Santo. Nel mondo ci sono tanti spiriti che ingannano l'uomo ed è guidato dal principe di questo mondo che è il diavolo, è il nemico della mia e della tua anima. Ma lo Spirito Santo, colui che ti sta accanto, il Paracaleo, colui che prenderà da Gesù e te lo annunzia nel momento di bisogno, nel momento di debolezza, di tristezza. Lui è il Signore ed è Lui che ti indicherà la strada per la salvezza. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà, io sarò con te. Forse ti starei chiedendo, ma tu chi sei? È vero, non mi sono ancora presentato, io mi chiamo Bartolo, ho 36 anni. Io vengo da una famiglia non credente, credevo in Dio, ma credere e sentire Dio nel cuore sono due cose diverse. Io credo che esiste un Dio, anche i buddisti credono in Dio, gli islamici, anche i demoni, dice la parola di Dio, credono e tremano per questo, ma quando tu conosci la persona e la conosci a tu per tu, dico, tu non mi conosci. Non mi puoi conoscere giustamente, non sai chi sono io, non sai nulla di me. Mi stai vedendo e ti stai chiedendo ma chi è questo ragazzo? Io mi posso presentare, io mi chiamo Bartolo Di Salvo, ho 36 anni. Ecco, più sei con me, più mi conosci. E così è la parola della persona di Cristo. Più conosci Dio e più vedi chi è Dio. Ora, per conoscere Dio devi avere un rapporto con Lui. Ed è proprio questo quello che Dio vuole fare con te e con tutta l'umanità di tutto il mondo. Dio vuole avere un rapporto con te, vuole parlare con te da padre a figlio, da amico a amico. Io non vi chiamerò più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma io vi chiamerò amici se fate quello che io vi dico di fare. Questa è la parola di Gesù Cristo, vi chiamerò amici. Sapete chi è l'amico? L'amico è una persona intima, una persona che c'è fileo, amicizia. Questa è il rapporto che Dio vuole avere con te. E questa quest'oggi
Io ti voglio raccontare brevemente come io ho conosciuto il Signore. Io ero un ragazzo che avevo tanti problemi. Il mio problema principale era quella esistenziale. Perché esistenziale? Perché non sapevo perché ero venuto al mondo, perché ero qui, non sapevo perché avevo problemi con tutta la gente che mi stava accanto, attorno a me. Vivevo nell'insicurezza, vivevo nell'amaritudine, mi sentivo inferiore a qualunque cosa al mondo. Mi sentivo che io non potevo fare, io non ci riuscirò mai, io non sono come lui, io mi vedevo piccolo. Ecco, il nemico mi faceva vedere basso, piccolo. E questo era un grande problema per me, perché io mi sentivo sempre inferiore a un altro, l'insicurezza prendeva la mia vita. Sicuramente avrò ricevuto delle violenze verbali, perché poi quelle persone non mancano mai davanti a te. Ma io questo giorno Dio ti sta dicendo: se questo è successo anche a te, succede, non guardare le persone accanto a te come i nemici, ma guarda colui che ti è nemico, che è il diavolo, e che tutti coloro che sono sotto di lui fanno tale cosa. A coloro che sono sotto la guardia del Signore, alleluia, l'amore di Dio, è lì c'è la benedizione. Perché grazie a certi fratelli in Cristo, rinnovati, nati di nuovo, che hanno conosciuto il Signore prima di me, ecco, mi hanno parlato di questo grande Dio meraviglioso. Allora io, prima di conoscere Gesù, ho fatto una vita molto movimentata, discoteca. Sono stato anche io giovane, a 19 anni, 18 anni, fumavo marijuana, hashish. La mattina fumavo alle 20 spinelli di hashish, insieme a amici. La mattina, al posto del latte o del caffè, mi bevevo una bella vecchia Romagna, alcol. La mia vita era immersa nell'alcol, perché con l'alcol dimenticavo il mio problema. Dimenticavo chi ero e affrontavo i miei problemi, ecco, mi ero fatto una nuova identità, la mia identità. Quella persona che sotto le bresse dell'alcol, del fumo, della marijuana era sicuro, avevo delle ragazze, uscivo, andavo in discoteca, andavo in auto con l'impianto wifi a tutto volume per farmi vedere. Per farmi sentire accettato facevo qualunque cosa purché il mondo mi accettasse. Un giorno conobbi una ragazza e questa ragazza si prese cura di me, perché nessuno si prendeva cura di me. Quando sei sotto questo inganno, la prima persona che ti fa del bene tu l'apprezzi, perché non c'è nessuno che ti fa del bene. Quando Dio manda delle persone accanto a te per farti del bene, quello è solo Dio che lo fa. Non è un amico o un uomo, è solo Dio che manda le persone accanto a te per aiutarti. E quella persona oggi è mia moglie. Spero di farla conoscere presto. Si chiama Elisa, io ho due bambini, grazie a Dio. Una ha 7 anni, si chiama Rachele, uno ha 3 anni e si chiama Michele. Ce n'è uno in arrivo che molto presto mia moglie partorirà e suo nome sarà Daniele. E io posso dire oggi, grazie a Dio, che Dio di quella donna mi ha aiutato. Ma una donna non ti può mai aiutare nella tua anima, perché soltanto Dio può liberarti dalla condizione in cui eri. Mia moglie Elisa mi ha aiutato fino a un certo punto, ma poi c'era qualcosa che solo Dio poteva fare. Un giorno mi ricordo che mio padre mi parlò dell'Evangelo. Mio padre era credente in Cristo Signore, e lui mi disse, mi evangelizzava dicendomi che Gesù mi amava, che Gesù era il mio padre, che Gesù... E io credevo alle sue parole, c'era qualcosa dentro di me. Dice, ma non ci credo a quello che tu dici, ma io voglio sperimentarlo. Un giorno andai a lavorare in un cantiere edile, in un lavoro di muratore con mio padre e un fratello, e questo mi disse,
Allegro, Bartolo, la gioia del Signore è la mia e la tua forza. E io lo guardai e dissi, ma che cos'hai? Che ha questo di diverso? Perché questo ride e io non posso ridere? E allora me ne andrei in crisi. E poi lì capì che mentre c'era l'orario di pausa pranzo mi disse, Bartolo, perché non fai tu una preghiera? E io cominciai a pregare al Signore e disse, Signore, grazie. E quel grazie uscì fiume di acqua viva dal mio cuore, che dicevo sempre grazie, e poi dicevo grazie Signore, e poi quando pregavo di nuovo dicevo Signore grazie perché sono qui. E da qui è nato un dialogo con il mio Signore, e lo conobbi forte nel mio cuore. E gli si fece conoscere, mi abbracciò con il suo amore, alleluia. Quell'amore dell'abbraccio di un padre, che forse non ha mai avuto, quell'abbraccio di una madre, perché egli ti è padre, madre, amico, fratello, sorella. Egli è il tutto per la tua e per la mia vita, e per tutti coloro che vogliono accettare come il suo personale salvatore. È Dio che ti sta chiamando. È il Signore che ti sta chiamando, anima. Io da quel giorno nel 2003 ho accettato il Signore con tutto il mio cuore. Egli mi ha battezzato col suo spirito. E non è stato in una assemblea dove tutti guardavano. È stato dentro la mia auto, mentre pregavo. E dicevo, Signore Gesù, cambia la mia vita. Riempimi con il tuo spirito. Ed egli è entrato e mi ha battezzato con lo Spirito Santo. Ho parlato in altre lingue, ho sentito nuove emozioni, ho sentito, ecco, io ti darò un nuovo cuore, io ti darò un nuovo cuore, dice il Signore. Toglierò il cuore di pietra e metterò un cuore di carne che batte per me. E Dio l'ha fatto, fratello, amico, amica, anima che stai ascoltando, Dio lo ha fatto. E se lo ha fatto con me, lo può fare anche con voi, con te che stai ascoltando. La cosa più importante proprio di dire è proprio questo, che il Signore continua ancora oggi a liberare. Dio mi ha liberato per farti accettare. Fai queste cose, sii te stesso nella tua e nella mia vita, sii te stesso, perché la tua vita è nelle mani di Dio. Dio ti ha creato così come sei, sei prezioso e particolare. Sei prezioso e particolare, come dice la parola di Dio, la Sacra Scrittura, quando quel figlio ritorna al padre dicendo, padre, ho peccato contro il cielo e contro te. È la parabola del figlio prodigo, quel figlio perduto che ritorna a casa. Padre, io ho peccato, ho voluto avere la mia vita, ho voluto vivere la mia vita, ho voluto spendere i miei soldi come volevo io e non come mi dicesti tu. Ho fatto a modo mio e ho fallito, ma adesso voglio fare a modo tuo, Signore. Ritorna a casa, ritorna a casa. Papà ti sta aspettando. Se senti qualcosa nel tuo cuore, ti invito a chiudere i tuoi occhi ancora in questo giorno e di pregare con me in fede. Non so qual è la tua condizione, non so qual è la sua situazione. Non c'è cosa troppo difficile, troppo grande che Dio non può risolvere. Te lo ripeto, non c'è niente di impossibile per il Signore. Non so quanto i tuoi problemi sono stati grandi, non so quanto hai sbagliato, ma Dio dice che tutti siamo peccatori e privi della gloria di Dio. Dio non accusa i suoi figli. Quello è il nemico che accusa. Dio ti dice c'è speranza. Dio ti dice io ti perdono. Dio disse a quella donna va e non peccare più. Io ti do un nuovo cuore. Io ti purifico il mantello, alleluia. Io ti purifico la tua vita. Ritorna al Padre, alleluia. Signore, prega insieme a me, amico, amica che stai ascoltando. Signore, io ritorno a te con tutto il mio cuore. Io vengo a te, oh Padre. Ha da molto tempo che
che non prego più, ha da molto tempo che non sento più la tua presenza. Ha da molto tempo che voglio fare questa scelta, ma sono impedito. Io non voglio ascoltare le voci che mi vengono nella mente o delle voci di corridoio che ci sono in mezzo. Io voglio sentirti nella mia vita nuovamente. Voglio che tu riaccendi in me. Ecco, riaccendi in me. Crea in me uno spirito nuovo, un cuore nuovo e uno spirito ben saldo, come pregò Davide. E se non lo senti, non l'hai mai sentito, dia insieme a me: Signore Gesù, io ti accetto come mio personale salvatore. Entra nella mia vita, entra nella mia casa, nella mia famiglia. Prendi tu il controllo e fai di me un tuo figlio, una tua figlia, in Cristo Gesù. Amen. E quando fai questo, c'è festa nel cielo. Gli angeli fanno festa, come disse quel padre: ammazziamo il capretto più ingrassato e facciamo festa, l'abito migliore, perché il mio figlio, la mia figlia era perduta e l'ho ritrovata. Ricordati che il miracolo più grande non è quello del corpo, ma è quello della salvezza e l'anima, perché un giorno saremo con Gesù per l'eternità e non ci sarà più pianto e né stridor di denti, ma saremo alla presenza di Dio. Dio vi benedica. Ragazzi, avete sentito la sua parola e la sua forte testimonianza. Ora io voglio che voi lasciate tanti like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per rimanere più attivi possibili e aggiornati su tutti i video che faremo, perché a breve sta per arrivare tante chicche, addirittura una cover su un canto, che però non vi spoilerò nulla, ragazzi. A breve nei nostri social, ovvero Teenagers in Action, vedrete tutto. Io voglio in questo momento che voi pregate soprattutto per Bartolo e soprattutto anche per voi, affinché sia una benedizione a tutti coloro che stanno vedendo questo video. Condividete in tantissimi, ragazzi, un bacione.